qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: puoi venire qua a mettere a posto questo disastro che è la nostra sanità? E credetemi, tutti mi dicevano: non farlo, è la patata più bollente che ti prendi, non farlo. Tranne i miei figli, che hanno una fiducia immensa. Io i primi mesi non ho dormito di giorno, di notte, rimanevo in ufficio rotto, sono anche rimasta chiusa dentro. Però qui si trattava e si tratta di vita e di morte. Quindi io credo che non ci possiamo dimenticare quella che era la situazione precedente. E per me questo è stato uno dei motivi che mi ha spinto a candidarmi. Un lavoro appena iniziato che so di poter completare con la riforma territoriale, con le liste d'attesa da abbattere, con i pronto soccorso da liberare.